places, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, something new, somewhere I can find myself. Siamo arrivati questa sera a un paese che non ci ricordiamo come si chiama, ve lo metto qua alla mappa. Guaduas. Guaduas, l'ho appena guardato perché la stavo rifacendo che non avevo la luce. E anche questa volta abbiamo trovato la festa del paese, l'anniversario del paese, e qua si griglia di brutto, si griglia, ma griglia, brutto, griglia. Brutto, brutto, Adesso vedrete qua in sovrapposizione, guarda anche le arepe. Si griglia, e un altro paesino molto bello, sconosciuto sulle mappe turistiche, però è sulla strada per Medellín to Bogotà. Oggi non abbiamo fatto tante riprese perché pioveva, dove dovevamo andare alla caverna al Rio era chiuso per le piogge. Guardate questa griglia intanto. Non adatto a vegani o vegetariani, però sono delle opere d'arte. E adesso siamo qua, niente, facciamo una camminata. Giriamo per giriamo. La festicciola. Tra l'altro una manifestazione di cavalli. Sì, molto noiosa. Sì, noiosa, però sì, sì. Interessante, vuol vedere i cavalli come lì, sì, sì. A destra a fare certi movimenti. Lo so che non sentirete quando parla Paolo, proverò a alzare il volume artificialmente. Mi piglierò un altro parlante. E tra l'altro siamo a dormire in un bel palazzo coloniale, quello ve lo faccio vedere domani mattina con la luce, proprio in centro nella piazza principale. Abbiamo speso 95.000 pesos, colazione compresa e parcheggio compreso. Noi adesso in euro sono 12 euro a testa, massimo o meno, più o meno. Adesso noi continuiamo il nostro giretto a farci la nostra seratina. Tra l'altro sono solo le 7:15, non è tardissimo. E noi niente, ci vediamo tra qualche secondo, che in teoria sarà domani mattina. Ciao. Comido, che è questo hot dog? Come vi ho detto ieri, vi facciamo vedere dove abbiamo dormito. Siamo in una casa coloniale del 1859, si chiama La Casona. Questa è l'area, come vedete c'è anche il giardino sotto, con le amache, e tutto intorno c'è la balconata con le camere, tutte le porte. Là la nostra camera, ci sono le camere sia sopra che sotto. Ed è molto, molto carina. Ovviamente è stata ristrutturata, però ci sono certe parti che le hanno lasciate aperte, come qua che si vede il tetto, e poi c'è altre parti dove fanno vedere il tetto. Però giriamo il telefono, vi faccio vedere qualche particolare. Qua c'hanno ovviamente macchine da cucire vecchie. Qui si vede il giardino interno, ovviamente l'hanno colorato tutto perché qua vanno molto i colori. C'è macchina da scrivere, una radio vecchia. Adesso vi faccio vedere dove noi abbiamo fatto colazione. Questa è la sala, diciamo, da pranzo colazione.
Hola. E qua è la vista sulla piazza principale che avevamo, vedete lì c'è la chiesa e qua tutta la piazza come sempre, musica fino a là, non tardi perché poi c'è stato il temporalone alle 11, quindi tutti sono scappati. E qui da questo balcone italiani, adesso noi tra un quarto d'ora partiamo, destinazione Bogotà. Bogotà, lunedì, martedì, mercoledì Paolo parte. E io poi vi dirò le novità. Ci saranno un po' di novità. Le novità. Una, vengo in Italia. Ho fatto il biglietto dell'aereo. Quindi presto sarò in Italia per un determinato periodo di tempo. Siamo arrivati a Bogotà. Tutto il calcio minuto per minuto. E appena arrivati c'era un tipo che guardava la macchina, un appassionato di Fiat. Oggi addirittura c'era un raduno di Fiat con premi, non lo sapevo, però conosce un meccanico restauratore specializzato sulle Fiat. Lui, il tipo, ha una 131 Mirafiori dell'81, il meccanico ha una Mirafiori, una 600 e sta restaurando una 124 Spider. Quindi domani ci troviamo, andiamo da questo restauratore così posso fare i lavori alla Nina, sia di carrozzeria che di meccanica. Cioè, fortunatissimo, siamo arrivati 5 minuti, trovato. Grande, come no? Si dice botta di culo, di culo. E niente, siamo. Non si può dire culo. Sì, è la figa che non si poteva dire. E niente, adesso siamo alla zona Candelaria, dobbiamo andare a mangiare, sono le 2:30, e poi scopriremo insieme Bogotà, probabilmente però domani. Non lo so ancora. Tanto mi ascolto la partita. 1-0. Ciao. No. Eccoci qua. Jason, sì, lì vernicia. Questi dovrebbero essere i cerchi nuovi per la Panda della Fiat 1, sono ovviamente li verniciamo. Pedro, giusto? Sì. Lui Pedro, restauratore e meccanico di Fiat. Caduto un cerchio. Adesso vi faccio vedere 2-3 Fiat che ha qua. Grande. E qua tutti i lavori da fare alla Panda nei prossimi mesi. 124 Spider. In restauro. Questa è la 147, no? Che in Italia era la 127. Poi abbiamo una 600 che la sta trasformando elettrica, adesso ve la faccio vedere da vicino. Poi c'ha una Topolino, due 600 più là e poi beh, c'è anche un BMW. Qua sotto a Paolo, qua c'è una 131 Spider e quella lì è una 1.6 Sport che facevano solo per il Sud America. Questo è il motore elettrico. Questo è il pacco batterie, tre batterie che gli garantiscono 130 km, verrà usata solo in città. E qua la sta ancora finendo, come potete vedere. Fantastica. Qua la Topolino che vi dicevo. Tutte bellissime, eh? Lì è coperta, si vede poco, ma è la 1.6, guardate, Sport. E qua il BMW, anche questo appena finito di restaurare. E altra macchina appena finita di restaurare, questa 600. Là ce n'è un'altra, vedete, proprio fanno da zero, eh? Smontano e rimontano tutti. Mi ha detto che più o meno per restaurare la macchina ci mette circa un anno. La smonta tutta e riparte la carrozzeria, meccanica, elettronica, se c'è elettrica, la parte elettrica, un anno. Sono stato fortunatissimo a trovarlo, adesso mi fa il preventivo, vediamo se è anche onesto con i prezzi. Bogotà vista dall'alto, immensa. Siamo al monastero della Vergine di Guadalupe. Lì, adesso vi zoomo, c'è un altro monastero. Ha iniziato a piovigginare, eccola qua. Non è il Cristo di San Paolo, ma è la Vergine di Guadalupe. Siamo a 3250 metri. Fa anche fresco quando si copre, si sta bene quando c'è il sole. Non c'è nessuno perché oggi è lunedì. E niente.
Hai detto perché siamo venuti su? Per la benedizione? Perché no, sì, esatto, per una benedizione, perché dopo 42 giorni di libagioni, io dopo domani parto e quindi siamo venuti un attimo in ritiro a... spirituale. Esatto. Anche perché la città è veramente un casino. Mamma mia. È immensa, anche qua la telecamera non rende la vastità, perché poi voi vedete qua va, ma la città poi continua anche tutto qua dietro, tutto dietro là, e in più anche dietro quel monte là, tutta la città di Bogotà. E questo bellissimo pianoro gigantesco è a 2600-2700 metri. Abbiamo anche un gruppo musicale che sta facendo un videoclip musicale, sai? Lì c'è il videomaker, il regista, e qua ci sono i componenti del gruppo. Hi guys, eccoci qua, Paolo alla guida per l'ultima guida, gli ultimi chilometri, quanti? 12 chilometri per l'esattezza. Stiamo andando in aeroporto perché Paolo oggi parte e io rimango.